Se volete acquistare crediti, passate da EGVolt, link in descrizione, e utilizzate il codice coupon malati tutto in maiuscolo per avere il 6% di sconto. Sono veloci, sicuri, affidabili ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Gio Vispo dello staff di NMF, benvenuti nella player review di Fairman nella sua versione TOTS con 90 di rating. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review e per questo portiere, secondo me li superiamo tranquillamente. Prima però, riflessi, ha un 93 in carta e in game si sente tutto. Devo dire, ha degli ottimi riflessi perché riesce a fare delle parate davvero incredibili e inaspettate. Altro pro, il tuffo, 92 in carta e in game si sente. Si tuffa davvero in maniera ottima e precisa, quasi mai in vano. Altro pro, il rinvio, 70 e in game sembra per me un 85-90. Ha un rinvio preciso e potente. Altro pro ed ultimo pro, le uscite. Fa delle ottime uscite, sia con i piedi e sia di mani. Altri valori in carta, 91 presa, in game sembra un 87, che è comunque un valore accettabile. Velocità 46 è buona, però non è proprio delle migliori. Anche la sua reattività è accettabile, accettabile. È alto 196 cm con piede preferito destro e 2 stelle piede debole. È un portiere abbastanza alto e si vede anche in game. L'ho utilizzato in una difesa a 4. Alternative abbiamo Courtois, Cech, Lloris ed altri. Tra le normali, Courtois. Tra le leggende, Lehmann. Nella Lega ho optato per Neuer. Nella Nazione, Leno. Dello stesso livello vi direi Giulio César Tots. Paragoni con le altre versioni, scusate, rispetto al SIF ha un più 29, rispetto all'IF ha un più 36. Io ho provato la versione SIF e devo dire che questa versione TOTS è molto più forte, secondo me. Differenza di prezzo tra TOTS e SIF è 70k, TOTS è IF 80k, TOTS è app e base 95.000 crediti circa. Prezzi per PS4 ed io l'ho pagato 109.000 crediti. Un prezzo forse un pochino altino, spero scenda sotto i 90-80k. Dunque ragazzi, la review di Fairman TOTS sta per giungere al termine. Il mio voto finale per questa carta è un 8-. 8- perché pensavo di aver trovato la validissima alternativa a Giulio César TOTS, però non ci siamo ancora. Gli manca quel pizzico in più per arrivare a livello di Giulio. Dunque ragazzi, vi chiedo di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review e per questo portiere. Secondo me li superiamo tranquillamente. Qui Gio Vispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!